8 milioni e 400 mila euro per il giacimento turistico religioso, in particolare per la strada che da Scafa porta al Letto Manoppello, a Passo Lanciano e poi al Volto Santo di Manoppello, prima che questa strada potesse essere ceduta all'ANAS. Questa era l'eredità del centro-sinistra di D'Alfonso in regione per la provincia di Pescara, che è stazione appaltante. Nonostante 8 milioni e 400 mila euro di eredità, tre sono stati torti che subiscono la parte, diciamo, settentrionale della Maiella, questi paesi e naturalmente anche il turismo della nostra provincia. Il primo, Zaffiri, presidente della provincia di Pescara, si insedia nel 2018, il primo progetto risale al 2020, 2 anni di tempo per la progettazione definitiva ed esecutiva. Il secondo, ad opera della giunta Marsiglio, il decreto 18 permetteva l'utilizzo di fondi strutturali per il Covid, ma soltanto per quei progetti a rischio di definanziamento, cioè progetti in ritardo. In realtà però questo progetto era pronto a luglio del 2020, quindi non poteva essere assolutamente definanziato, invece i soldi potevano andare subito in gara. Nonostante questo progetto viene definanziato con un ulteriore ritardo rispetto a quello che aveva già accumulato la provincia a guida Zaffiri.